Spesso il successo, la posizione nella società, la salute consideriamo come le cose indispensabili nella vita. Ci auguriamo la salute, l'esaudimento dei desideri, del successo, il guadagno dei beni. Ma sono queste le cose più importanti? Nel Vangelo di oggi vediamo Gesù che insegna nella casa di Pietro. Viene la gente per ascoltarlo, è così tanta che non ci stanno in casa. La casa diventa il luogo dell'incontro di Dio con gli uomini. Lì ci sono anche i farisei, quelli che conoscono la legge di Mosè. Si recarono da lui con un paralitico, portato da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava, e fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù Maestro, ti affidiamo a tutte le persone senza il lavoro, soprattutto quelli che ci chiedono la preghiera. Ti chiediamo che possano trovare il lavoro, che possano vivere degno. Supplico la preghiera per la grazia di conversione e cambiamento del cuore. Chiediamo anche per l'unità e concordia nella nostra famiglia. Jadwiga. Per la guarigione per Matteo, all'anima e al corpo, chiedono i genitori. L'odierna parola fa notare la preghiera di intercessione, che consiste nel portare da Gesù le persone che sono toccate da varie paralisi della vita, che impediscono l'incontro personale con Lui. Ed ecco, succede qualcosa di inaspettato. Invece di guarirlo, Gesù si rivolge al paralitico con queste parole. Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Nei cuori dei farisei nasce la domanda. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Gesù che rimette i peccati al paralitico è l'Emanuele, Dio con noi, è adempimento di tutte le promesse messianiche. Penetra e conosce i cuori, conosce i nostri pensieri. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Penetri da lontano i miei pensieri. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e Tu, Signore, già la conosci tutta. Qui ci possiamo domandare chi è veramente il paralitico, il malato oppure i farisei che non vogliono accogliere la buona novella, non vogliono accogliere Gesù. Ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia. Oggi ti restituisco la dignità di figlio. Oggi i tuoi peccati sono stati cancellati per il mio amore. Io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me, non ricordo più i tuoi peccati. Gesù conosce la nostra debolezza, Lui guarisce il paralitico come segno per tutti noi. Ma spesso non succede così. Nonostante tante preghiere per la guarigione, la malattia non va via. Forse Dio ha perso la sua forza, oppure noi la nostra fede? Se pensiamo solo della guarigione fisica, allora è così. Però Dio ci dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. I miracoli succedono ogni giorno, nei confessionali, nelle nostre anime, durante l'Eucaristia, nel perdono reciproco. Dio di nuovo ci restituisce la dignità di figli e ci invita alla pienezza della vita. Allora a questo punto i nostri auguri possono suonare così, che di nuovo tu rinasca in Cristo, che raggiunge la pienezza della felicità, sentendoti l'amatissimo figlio del Padre Celeste.